pasta e fagioli, a complete dish that everyone must eat. Nonna, che cos'è questo? Lasagne e fagioli, il mio piatto preferito. Nonna's favorite dish. Come on, let's make it together. Wow. How do we make pasta e fagioli, nonna? Come si fa la pasta e fagioli? Allora, si prende, secondo delle persone, io questo sono 300 grammi di farina. Sì. Metto un uovo, poi quello che ci vuole, un po' d'acqua e si impasta. So, basically, to make the dough for the pasta, you need flour. She's using 300 grams, but you can use a kilo if you want. Nonna adds one egg. Always one egg. 300 grams of flour or 1 kilo of flour, you still use one egg. That's something that she likes to add to give the extra consistency and flavor. And then the water, it depends how much you need. You might need more, you might need less. You need to see how the flour react, okay? So today we have 300 grams of flour, one egg, and water, as much as we need. Nonna, per fare il sugo, what do we need for the sauce? Allora, cipolla, un carota, quarto. Un po' di questo lo metto nel sugo che gli dà l'odore buono, pure nei fagioli. Metà carota, half carrot, 400 grams of beans, 400 grammi di fagioli freschi. Sì. Tu non mangi quelli di carota, no, le barattoli? No, io compro sempre beans. Queste qua. Fresh beans, you might be able to find them frozen from the shop. Extra virgin olive oil, which is homemade, nostrano. Homemade sugo, nonna? Fatto da me. Fatto da te. Io uso anche un pochino di basilico fresco. E un po' di sale. Il sale è quello che ci vuole. Simplicity is best. Vai nonna, inizia. Allora nonna, cosa facciamo adesso? Adesso c'è l'acqua nel pentolino. Sì. Buttiamo i fagioli. Acqua fresca, cold water. You put the beans in the cold water. E che dobbiamo fare, nonna? Adesso si deve cucinare, facciamo bollire. Per quanto tempo? Quando sono cotte? Una ventina di minuti. So once the water starts to boil, we boil for 20 minutes. Very simple. È passata mezz'ora, nonna. Guarda questi fagioli, sono pronti i fagioli? Prontissime, eccolo qua. Oh, come si fa a sapere se sono pronti o no? Già si vede dal colore, poi si fa un pochino così, ecco, già è spappolato. Deve essere morbido, deve essere. Certo. Ah, yeah, bello, morbido. Ok, forse. Now it's time to make the sauce for the pasta e fagioli. Che facciamo, nonna? Adesso prendiamo la cipolla, la affettiamo. A quarter of onion. Nonna likes to finely chop the onion, it's very important. We have very sharp Victorinox knives. Now, it depends how generous you want to be with the onion, okay? Secondo quello che uno ci vuole di cipolla. Te ti piace la cipolla, vero? A me sì, però quando è troppo dopo non va manco bene. Però l'aglio no. L'aglio no. Half a carrot. Ma tu mangi anche la pelle della carota? No. Here we have the pila. Ah, so nice to see nonna using technology. Nonna using a peeler. I've never seen nonna using a peeler. Usually nonna never cuts on chopping board. She usually always cut straight on top of the pan. But today I said to nonna, we're doing a video and you need to cut on the chopping board. Guarda che bello olio che ci abbiamo, nonna. Allora adesso facciamo la preparazione per il sugo. Guarda che l'olio di olivo. Questo è l'olio delle mie olive. Metto la cipolla, la carota. Carota e cipolla, beautiful. Qui tutto è soffritto. Niente sedano. Soffritto. No, dopo il sedano. Nonna is doing the soffritto just for this recipe. Just with cipolla, onion and carrots. Oh, what a beautiful smell of soffritto. Allora, adesso, simplicity. Adesso mettiamo la salsa. Time for the tomato sauce, of course, homemade by nonna. Nonna is using one bottle of passata. Of course, it's homemade passata, made with love. Ah, è vero? Ti ho capito. Adesso mettiamo il sale. A generous amount of rock salt. Poi mettiamo
Io metto pure un po' di sedano che gli darò il profumo. I didn't know that nonna doesn't put celery in the soffritto. I am shocked. She puts celery in the sauce to give the flavor. Maybe that's what I've been doing wrong. That's why my sauce never tastes like nonna. Allora, adesso questo lo facciamo bollire, ci ho messo il sale, la carota, tutti gli ingredienti che ci vuole. Lo facciamo bollire per una ventina di minuti. E adesso io ci metto anche una fogliolina di basilico che gli do dare ancora più buono. Ci posso mettere anche un pochino, nonna, dai? Ne metto uno. Non troppo. Ma verso la fine mettiamo il basilico, So after half an hour the sauce is ready. È pronto il sugo, vero nonna? Certo, prontissimo. Look at the details, come on a look, guys. Look at the details inside. We have a thick sauce, very nice thick sauce. We have the oil, the extra virgin olive oil on the sides, and nonna, l'olio ai lati. This is the consistency that we want. Adesso prendo un pochino di sugo, lo metto qua, così lo giro, che i fagioli prendono un po' il sapore del sugo e sono più buoni. Ecco. This is nonna's secret for the perfect pasta e fagioli. Questa è una pasta dove non ci metti il parmigiano, non ci metti il pecorino, quindi il sapore del sugo è molto importante. Now we have to make the pasta. You can buy the pasta, but it's so much better when you make it like nonna. Nonna, che pasta facciamo oggi? Sagne e fagioli. Sagne abruzzesi? Sì. Ok. Adesso, questo, revosciamo la farina, 3 etti di farina. Facciamo il buchetto. Prendiamo un uovo. Nelle sagne veramente non ci vuole l'uovo, però io sono abituata a mettere, lo metto. Accidenti a te. Beautiful. Allora, adesso cominciamo per fare la pasta. Ho messo un uovo, adesso lo impasto. Adesso io mi devo regolare per quanto ci vuole pure un pochino di acqua. Piano piano poi lo mescolo bene. Deve sentire le mani quando è pronto. Ci vuole ancora un po' d'acqua. Metto un pochino d'acqua per volta, perché sennò dopo se mi viene troppo molle non va bene. Troppo dura nemmeno, allora ci dobbiamo regolare poco. Piano piano. The water helps to combine all the ingredients together. Io ho iniziato a fare la pasta, ero una bambina, avevo 10 anni, andavo alle scuole elementari. Ho incominciato a fare della mia zia, perché erano poche persone e mi faceva fare sempre la pasta. Poi piano piano ho iniziato pure a farne tante con la famiglia più grande. Adesso mi sono sposata, l'ho fatto sempre e lo farò fino a che ce la faccio. Nonna makes pasta, she makes 2 kilos at a time, sometimes even 3 kilos. This is only 300 grams. Ah nonna, ma questo sono 300 grammi, non è facile per te. Non è facile, non ci sta nelle mani. It's more difficult for nonna to make 300 grams of pasta than 2 kilos of pasta. Mai fatto così poco. She can't even feel it. It's too hard for nonna to feel it. Non ci va sempre le mani. È troppo poco. È vero. Beh, nonna wants a big quantity and work hard. Allora, adesso l'ho impastato, lo facciamo riposare per 5 minuti, lo copriamo per non farlo seccare e poi riniziamo. Questo è il materiale che userò per fare la pasta. E questo materiale c'ha tanti anni, almeno ce ne avrà 80. Adesso togliamo il coperchio e rifacciamo di nuovo. Lavoro, questo si è fermato 5 minuti, la pasta più sta ferma e meglio è, perché si ammorbidisce di più tutta la pasta. Questo ne è poco, non lo so manco tenere in mano io. Sto a preparare per allargarla. Adesso mettiamo un po' di farina, cominciamo col matterello. Nonna? Un pochino ci vuole, se no si attacca al matterello. Adesso lo allarghiamo, non troppo sottile perché dopo diventa una papparella. A noi veramente ci piace più grosso. Un po' bello spesso. Più spesso.
secondo come piace, lo deve sentire con le mani. Nonna, ci spieghi il procedimento? Allora, si mette la pasta lì, ok, così, poi cosa fai? Poi rotolo col mattarello, così. E con le mani cosa fai lì? Lo deve stendere, deve premere, allargarlo, così. Ogni tanto si mette un pizzico di farina per non far attaccare... Perché sennò si rompe la pasta. No, si attacca. Si attacca e si può spezzare. Stretch and turn. Stretch and turn. Stretch and turn. E ora basta così. Here we have it. Here, have a look at the thickness of this pasta. Look, see? It's nice and thick. You really feel it when you eat it, you know? The consistency, you know, the experience in your mouth is beautiful. That's how we like it. You want to make it thin? You can make it thin. But we like it thick. Allora, adesso iniziamo che lo devo tagliare. Facciamo le fettuccine così. This is the moment we've been waiting for. Così. Adesso sto preparando per fare lasagne e le devo tagliare. Taglio della pasta. Ecco, cominciamo così. You create three layers of three so that you can cut the pasta. Ok, fantastico. Perché hai messo la farina sopra la sfoglia? Per non farla attaccare la sfoglia. Adesso noi iniziamo a tagliare. Dai, taglia. In nome di Dio. Ed eccole qui, lasagne. Guarda l'eleganza, guardate lo stile. Look at that experienced hands, look at nonna's knife. You do need this type of knife. Yay! Eccola qua, la pasta è fatta. Now we rest the pasta. Questo si può pure congelare e poi si prende quando vuole uno. This is a pasta that we really like in Abruzzo, ok? How do we explain what it is? I don't know, could that be a fettuccina o tagliatella, a small version, cut into pieces? Or could that be a thick linguine cut into pieces? I'm not sure. It's a very unique pasta. That's why in Italy we have so many different pasta. We don't only eat spaghetti and penne and fettuccine. This is something you never tried before and I invite you to try. Nonna, questo è talmente buono che me lo mangio crudo. E puoi mangiarlo. When I was a kid, I used to love eating raw pasta. And look how big I am now. Ah no, sta bulli l'acqua, sta bulli! Mettiamo il sale. Mettiamo il sale? E pronto, ora mettiamo una bella manata di sale. Buttiamo la pasta, vai. Buttiamo la pasta. Now, this pasta needs to cook for about 3-4 minutes when it comes to the top. Vai, bellissimo. You always want to make sure you turn the pasta in the water. Guarda che so bella. The pasta doesn't get stuck. Look guarda at che that. Bella. It's beauty. Bella colorita. Bellissimo. Oh guys, the pasta is ready, guarda che bella, nonna, questa bella pasta, faccela vedere, bella, wow guys, the pasta is about to go in the bowl, yeah, nonna, la felicità, we are so happy, we are about to have pasta e fagioli. Okay guys, what we do now, we get some pasta water, which is full of starch, and we're gonna use this to combine all the ingredients. Guys, basically what we got here, the pasta water, we're gonna use it here to revive the pasta. Ci vuole ancora. We have about 3 mugs of pasta water. Now nonna wants to use the beans and put the beans inside the bowl. Mettiamo i fagioli sopra la lasagna. Li mettiamo tutti? No, mettiamo un po'. Beautiful, look how creamy they are. Adesso ci mettiamo il sugo. Beautiful sauce, wow, bellissimo. Tutto lo mettiamo? No, adesso lo dobbiamo regolare, ci vuole anche un po' di acqua qua. More sauce. Adesso ci vuole anche un po' di sugo perché è un po' bianco. So the sauce basically gives the right color
This beautiful pasta. Secondo come piace, se può mettere pure un troppo di acqua, perché questo dopo si ritira diventa troppo dura. Se si mangia subito va bene così. Adesso serviamo sangue e fagioli e mangiamo. Ah no, mangiamo? Mangiamo. The best part of the video recipe. Here with nonna eating pasta e fagioli. Nonna favorite pasta. Vai nonna, vai. Mangiamo. Buon appetito. Buon appetito. Wow. The consistency of the pasta. Something I haven't eaten for a very long time. We can't find this pasta at the shops. È buono? È buonissimo, nonna. È sciape? No, I love it. Beautiful. Nonna is worried it's not enough salt. Quanto sono cresciuto queste? Mo', se si mangiava subito. The pasta grew. Diventata più grossa, più sotto. The pasta grew when you cook it. The thing is, do you need pecorino in parmigiano? Io il pecorino lo metto dappertutto, nonna. Se ti piace, se metto. A little bit of pecorino, it's a good idea. But to be honest, it's full of flavors. You don't have to. Guys. Non passa, non from Italy, signore. Nonna wants to eat, she said, enough now. Guys, from Italy, e ora si mangia. Vincenzo's plate. Vincenzo's plate, c'è che pazza. Ciao, buon appetito, nonna. Grazie. E nonna, dalla si prende, no? Che caspita di fatta? Chi rotta? Un piatto.